Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su YouTube. Oggi è un video extra perché sapete che di solito non esce nulla di giovedì, ma in occasione delle live action di One Piece su Netflix volevo appunto darvi la mia prima impressione a caldo, ma come al solito prima di iniziare facciamo partire la sigla del canale e ci vediamo subito qui. Ed eccoci, bentornati in questo video, vi ringrazio sempre per tutto il supporto, vi ricordo ancora una volta l'iscrizione al canale, un like, attivare la campanella per non perdere ulteriori video, un commento a fine video per chiacchierare insieme. Inoltre qui vi lascio appunto il mio nick Instagram per chi volesse andare a seguirmi e il mio codice sconto Nerdando da poter utilizzare su tutto il catalogo MangaYo e ricevere il 5% di sconto. Ma iniziamo subito a parlare del live action di One Piece. Ci tenevo a sottolineare per chi si trovasse qui per la prima volta, quindi sul mio canale, che io ho iniziato la lettura di One Piece da pochissimo. Infatti sono arrivata al volume 12, dove appunto finisce più o meno il live action. Quindi ho la memoria un po' più fresca di tutti gli eventi che sono stati narrati appunto in questo live action e posso dirvi quello che mi è piaciuto e quello che non mi è piaciuto. Innanzitutto volevo dirvi appunto che il live action è composto da 8 puntate, da più o meno un'ora circa oppure 50 minuti, comunque siamo lì. È che se vi aspettate un qualcosa di completamente fedele al 100% al manga, non guardatelo, perché se siete delle persone molto attaccate al manga e non riescono ad andare oltre, non riescono appunto a capire che una trasposizione appunto ha bisogno di tagli, ha bisogno di una riscrittura, allora non è il media giusto appunto per voi. Quindi partendo da questo presupposto, sì, ci sono dei tagli e c'è una riscrittura proprio a volte della storia. Diciamo che la puntata più fedele al manga è la prima puntata. Dalla seconda puntata in poi molte cose sono state riscritte per essere appunto adattate. Ma quello che in realtà mi è piaciuto di più del manga, nonostante appunto sia stato riscritto, è proprio questo. Fedeltà in ogni caso, nel senso che ho percepito un senso di rispetto per l'opera appunto che hanno voluto portare in live action. Questo si nota soprattutto negli attori, che si vede proprio che si divertono in quel ruolo, si vede che amano quel ruolo ed è qualcosa di veramente bellissimo. Quindi, nonostante questi tagli, nonostante appunto non è fedele al 100%, ma ripeto, ci sono alcune cose del manga che non potrebbero essere riportate, perché appunto stiamo parlando di un manga appunto di avventura, è fantastico, alcune cose non potrebbero proprio in nessun modo essere riportate nella realtà, ma alcune scene, magari anche più realistiche, sono state evitate per non allungare troppo, perché non potrebbero appunto trasportare tutti quei capitoli appunto che si trovano presenti in un volume, altrimenti non sarebbero 8 puntate, ma sarebbero 80. Quindi è giusto capire anche questo. Ma la cosa bella è che comunque le parti fondamentali, le parti in cui almeno io mi sono emozionata nel manga, le ho ritrovate quasi interamente originali in questo live action e mi sono emozionato tanto quanto nel manga, quindi per me è stato veramente meraviglioso questa cosa. Tra l'altro, la cosa che più si vede, la cosa proprio che più rimane impressa è il fatto che questi personaggi sembrano proprio uscire dal nostro manga, no? Perché sono talmente uguali sia esteticamente, ma sia caratterialmente. Cioè, quel Rufy è letteralmente uscito dal manga. Cioè, io non so dove l'abbiano trovato, ma quell'attore è perfetto. Non c'è Rufy più Rufy di questo ragazzo, veramente. Ma anche Zoro è letteralmente identico nei modi di fare, hanno avuto rispetto anche in questo, nel senso di cercare di trovare qualcuno con un'anima simile, con gli stessi valori, e si nota veramente tantissimo, nonostante, ripeto, le parti non siano, alcune parti non siano originali, siano state riscritte, il senso totale di questo live action è uguale, ci sono gli stessi sentimenti, gli stessi valori, gli stessi legami, è proprio qualcosa che traspare da ogni frase, da ogni frame di questo live action, quindi io veramente lo consiglio assolutamente, sia per chi non ha mai appunto anche letto One Piece, magari è un modo proprio per avvicinare nuove persone appunto all'opera originale, perché penso che sia abbastanza
rispettoso di quella che è stata l'opera e si nota in tutto e per tutto. Un'altra cosa di cui sono assolutamente sicura è che questo live action cambierà proprio il modo di fare live action in generale, perché io non ho mai visto live action fatto in questo modo e soprattutto con questa regia. E penso che da ora in poi tutti i live action dovrebbero proprio cambiare modo, perché dopo questo tipo di lavoro, questo tipo di esperienza, è ancora veramente quasi impossibile un po' tornare indietro. Io penso che sia uno dei live action, se non il live action più riuscito in assoluto, perché si vede proprio l'amore che ci hanno messo, non solo gli attori, ma anche tutto quello che c'è dietro. Si vede letteralmente traspare in ogni cosa. Poi parlando dei villain, no? Anche i villain sono letteralmente identici, anzi Buggy il clown è ancora più inquietante rispetto al manga. C'è la puntata in cui si chiude appunto, con Buggy che si vede per la prima volta, e quindi introduzione alla puntata successiva, è veramente qualcosa di eccezionale, qualcosa di inquietantissimo, e mi è piaciuto ancora di più vederlo animato rispetto al manga, che l'ho trovato un villain un po' più deboluccio rispetto a quelli che vengono dopo. Ma nel live action invece è stato trattato in modo perfetto, letteralmente perfetto, così come appunto il maggiordomo, il pirata Kuro, sembrava letteralmente uscito dal manga, sia esteticamente che proprio nei modi di fare, sono stati minuziosi nei piccoli dettagli, proprio nel modo in cui si atteggiano, nel modo in cui camminano, veramente qualcosa di eccezionale. Tra l'altro, non c'è stato un qualcosa di cronologico, nel senso che i vari flashback dei personaggi li andiamo vedendo quando siamo avanti nella storia. Nel momento preciso c'è un flashback che ci ricorda appunto o che ci spiega il loro passato. I flashback sono letteralmente identici a quello appunto che è successo nel manga, quindi mi sono emozionata tantissimo per la storia di Rufy con appunto Shanks, così come il passato di Zoro con la sua amica, veramente trasportato in una maniera eccellente. Quindi io non posso fare altro che consigliarlo, di non criticare a priori, di non criticarlo soprattutto perché non è fedele 100%, perché ragazzi non è possibile, non sarà mai possibile trasportare in un altro media qualcosa al 100%, anche perché non piacerebbe nemmeno, arriverebbe ad essere noioso. Ci sono dei canoni da rispettare per tenere l'attenzione alta di non un lettore, ma appunto una persona che sta guardando. È qualcosa di completamente diverso da leggere un manga. Sono due media completamente diversi e hanno due modi di trasmettere in maniera differente. Sono sicura che Oda sia totalmente soddisfatto del lavoro che è stato fatto, e credo che questo live action raggiungerà veramente un successo straordinario che spingerà ancora di più il manga, come se appunto ne avesse bisogno, ma in realtà si arriverà a dei picchi veramente assurdi secondo me, ed è un live action che io farò guardare anche chi non ha mai letto One Piece, perché secondo me, ripeto, può avvicinare e può far amare o comunque avere la spinta poi di andare a leggersi il manga, per chi ancora non l'ha iniziato, magari per la mole di volumi è stato frenato da questa cosa. Ovviamente queste, ripeto, sono impressioni a caldo, piano piano lo rivedrò, volevo appunto vederlo tutto in una volta e presto proprio per parlarvene, però lo riguarderò ovviamente con calma, magari ci penserò su se fare appunto un video con le differenze rispetto al manga, che comunque sono tante, sono abbastanza. Però è anche bello così, perché vedere qualcosa di totale, uguale, mi annoierebbe, sinceramente, visto che comunque l'ho letto da poco. Invece così mi sono riscoperta, cioè, ho riscoperto delle emozioni in una salsa comunque diversa, quindi per me assolutamente promosso. Fatemi sapere voi invece se lo avete già visto tutto, se vi godrete le puntate una al giorno piano piano per non finirvelo appunto subito. E noi come al solito ci vedremo in un prossimo video.